Tracollo della catena Dentix, la rabbia dei pazienti, lavori lasciati a metà, ma per Confconsumatori è possibile ottenere indietro tutti i soldi. Covid-19, né vittime né nuovi positivi a Prato nelle ultime 24 ore. Sostegno alle imprese, bando della Camera di Commercio da 150.000 euro per l'internazionalizzazione. Nannali ricorda Don Lorenzo Martini, storico parroco per quasi 50 anni, stamani messa e reposizione dei resti mortali. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. In primo piano la vicenda della catena spagnola Dentix, cliniche chiuse in tutta Italia e anche a Prato dopo l'emergenza Covid. Sono decine e decine i pazienti rimasti con operazioni a metà e che hanno acceso finanziamenti per sostenere le cure. Ma per Confconsumatori ci sono buone possibilità per ottenere indietro tutti i soldi. Sentiamo le testimonianze. Saracinesche abbassate e informazioni poco chiare, anche a Prato decine e decine di pazienti fanno i conti con la chiusura della clinica odontoiatrica Dentix, uno dei 57 centri presenti in Italia travolti dall'emergenza Covid. La catena italiana fa capo alla Dentix Spagna, che ha presentato in tribunale la richiesta di stanza prefallimentare. Nelle ultime settimane in Italia anche a Prato gli operatori non rispondono più ai pazienti e sembra di fatto che le cliniche abbiano cessato l'attività. Per l'ambulatorio di Corso Mazzoni, inaugurato nel 2016, la storia si ripete. Porte sbarrate e clienti lasciati a piedi, o meglio con interventi importanti in bocca da completare, pur avendo pagato le cure in anticipo e avendo acceso finanziamenti per sostenere le spese. Io ho iniziato a settembre l'anno scorso e fino a marzo hanno preparato le protesi, però queste protesi non sono state mai messe e mi sono ritrovato senza denti in bocca e ho già pagato, avevo fatto un finanziamento di 18 mesi, 9 mesi ho già pagato, 3.300 euro e ce l'ho da pagare altrettante. Sono così, a patate lesse, minestrine e carne macinata. Rimasto fermo per il fatto del lockdown. Sono disperato perché bisogna che provveda, insomma, non posso continuare a stare senza denti in bocca. Ha provato a mettersi in contatto con Dentix? Sì, sì, due o tre volte, l'ultima volta 10 giorni fa e mi dissero ci sarebbe voluto altri 15 giorni perché si dovevano adeguare alle nuove normative e io espressi dei dubbi perché dubito ci sia dei problemi grossi sotto perché insomma si è stati 3 mesi fermi e tutti, qui tutti hanno già ricominciato da tempo. Quindi che non siate ancora pronti mi fa sorgere dubbi. In effetti l'azienda rompe il silenzio. Proprio in questi ultimi giorni sul sito ufficiale di Dentix Italia è comparsa una lettera a firma del presidente Angelo Lorenzo Muriel, un messaggio in cui non si negano le difficoltà che il colosso sta attraversando e in cui si spiega che nessun paziente sarà lasciato indietro. L'azienda insomma si starebbe attrezzando per la ripartenza, intanto però sono circa 50 le persone di Prato e provincia che si sono rivolte a Confconsumatori per chiedere supporto. Tra i casi segnalati ci sarebbero anche alcuni bambini. Chi non ha più denti perché gli sono stati tolti e quindi è rimasto senza denti e senza lavoro finito, chi per protesi difettose, chi per danni che hanno subito e sono andati da altri dentisti e gli hanno confermato che ci sono dei danni e che quindi sono rimasti senza far niente. Il problema è che queste persone hanno fatto dei finanziamenti collegati al lavoro del dentista e che quindi noi cercheremo di aiutare in tutto e per tutto per fermare questo finanziamento e recuperare ciò che hanno versato. Attenzione, per molti c'è la possibilità di ottenere indietro tutti i soldi, ma bisogna agire in fretta. Nella possibilità che il contratto di finanziamento sia collegato con il contratto di acquisto fatto alla Dentix e nella maggior parte dei casi pensiamo che sia questa ipotesi perché la Dentix stessa a informare il cliente della possibilità di un pagamento rateale e a proporre la finanziaria al consumatore. Nel caso di consumatore appunto c'è una norma a tutela di quest'ultimo con la quale si può interrompere
il finanziamento e, con le modalità adatte, anche ottenere la restituzione di tutta la somma già pagata alla finanziaria. Sarà la finanziaria poi che si dovrà rivalere, in questo caso sulla Dentix, per ottenere la somma erogata, già erogata alla Dentix. Nessun nuovo caso di positività al coronavirus e nessun decesso in provincia di Prato nelle ultime 24 ore. E questo è il quadro della situazione, fotografato dal bollettino giornaliero della Regione Toscana. Restano quindi a quota 569 i test positivi al Covid in città dall'inizio dell'epidemia e 49 i deceduti totali nella nostra provincia. In Toscana sono 10.180 i casi di positività al coronavirus, 8 in più rispetto a ieri. Si registrano invece 3 nuovi decessi, un uomo e due donne con un'età media di 82,3 anni. I decessi si sono verificati tra Firenze e Lucca. Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 è di 29,1 per 100.000 residenti contro il 56,8 per 100.000 abitanti della media italiana. La Camera di Commercio di Prato pubblica un bando da 150.000 euro per sostenere le imprese nell'internazionalizzazione. Sentiamo. 150.000 euro di contributi per l'internazionalizzazione delle imprese sono quelli che la Camera di Commercio di Prato mette a disposizione con un bando operativo dal 15 giugno. La Camera di Commercio intende promuovere la competitività delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio e lo sviluppo del commercio internazionale, utilizzando la leva delle tecnologie digitali. In un momento così difficile la Camera di Commercio cerca di fare la sua parte e cerca di farla andando incontro a quelle che sono le esigenze delle imprese, cioè quelle di poter avere disponibilità finanziarie da investire nelle proprie attività. Noi abbiamo per quest'anno elaborato due bandi, uno che era già andato, diciamo così, nella sua evoluzione già dal 1° giugno nelle disponibilità di coloro che facevano la domanda e che si è esaurito già nel primo giorno di presentazione per la quantità di domande che abbiamo ricevuto, riguardava la digitalizzazione d'impresa. Il secondo, che andiamo oggi ad illustrare in maniera più compiuta, riguarda invece tutto ciò che in qualche modo concerne l'internazionalizzazione, quindi la presentazione sui mercati internazionali da parte delle imprese. La domanda per la partecipazione al bando dovrà essere inviata dal 15 giugno 2020 esclusivamente quale allegata a un messaggio da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio, indicando quale oggetto del messaggio bando per la concessione di contributi per l'internazionalizzazione delle imprese anno 2020. Ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda. È esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le imprese di ogni comparto potranno fare domanda a partire dal 15 di giugno e fino al 30 di settembre. Il contributo sarà un contributo massimo 7.000 euro fino a un massimo del 70% delle spese ammissibili con un investimento minimo di 3.000 euro. È entrato all'interno di un outlet di via Roma verso l'orario di chiusura con il preciso intento di impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento senza pagare. La tecnica dell'uomo, un 49enne di nazionalità cinese, consisteva nel portare nel camerino numerose magliette, restituirne solo una parte e trattenerne un'altra sotto il giubbotto per poi uscire dall'attività senza saldare il conto. La manovra del cliente non è però sfuggita al titolare del negozio, che ha affrontato il ladro in attesa dell'intervento dei carabinieri. Tra i due scattata una colluttazione alla quale ha assistito anche un luogotenente della Guardia di Finanza di Prato che ha bloccato il cittadino orientale. Il militare della Guardia di Finanza è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari proprio per l'accesa reazione del ladro che ha tentato più volte di resistere e fuggire, provocando al finanziere un trauma alla spalla. Sul posto sono poi arrivate due pattuglie dei carabinieri di Prato e per il 49enne sono scattate le manette per il reato di rapina impropria. Doveva scontare più di 3 anni di carcere per reati commessi a Prato tra il 2013 e il 2016 il 57enne pluripregiudicato che è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Prato. L'uomo di nazionalità cinese era stato più volte condannato per reati di falsità materiale documentale e false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o su quella di altre persone. Gli uomini della squadra mobile sono riusciti a rintracciare il 57enne che nel frattempo si era trasferito a Mantova mentre si trovava comunque a Prato al macrolotto 2. Sono scattate le manette.
Voltiamo pagina. Narnali, ha ricordato stamani Don Lorenzo Martini, storico parroco per quasi 50 anni. Si è tenuta la messa celebrata dal vescovo Nerbini e la reposizione dei resti mortali. Forte l'emozione da parte di tutta quanta la comunità. Per noi c'era Maddalena Ciambellotti. La parrocchia di Santa Maria Assunta a Narnali ha ricordato Don Lorenzo Martini, storico parroco per 48 anni. Questa mattina si è tenuta la messa celebrata dal vescovo Giovanni Nerbini e seguita dalla reposizione dei resti mortali di Don Lorenzo. Figura storica e punto di riferimento per la comunità di Narnali, Don Lorenzo per 2 anni, dal 1948 al 1950, è stato aiutante dell'allora parroco Carlo Gaggioli, per poi essere nominato il 1 maggio del 1950 dal vescovo di Pistoia e Prato, Giuseppe De Bernardi, parroco di Narnali. A lui fu dato il compito di costruire la nuova chiesa e così nel 1951, durante la benedizione delle case, fu fatta la prima raccolta di offerte. La prima messa nella nuova chiesa fu celebrata al Corpus Domini del 1958 con ancora le impalcature montate. La chiesa fu completata poi tra il 1975 e il 1980, quando fu sistemato anche il sottile campanile a torre con le 4 campane. Con l'aiuto che ci viene anche da lui, dall'alto, noi continuiamo sulla sua strada, sul suo esempio. Oggi è venuto anche il presule a appunto festeggiare questo momento importante. Sì, lo ringrazio, l'ho ringraziato perché veramente poteva dir di no, invece ha accettato volentieri e noi abbiamo approfittato anche per metterlo in contatto con Figlioli, faranno la cresima il 25 ottobre. Comunque io ricordo molto bene che sono venuto qui da lui nel 1950, quando è stato nominato parroco, perché viveva solo, per aiutarlo e fargli un po' di compagnia. E mia mamma veniva saltuarmente da Calenzano a qui per accudire un po' quello che c'era da fare. Mi piacerebbe lanciare una proposta che penso faccia molto piacere anche ai paesani di Narnali, ai cittadini, di intestare la strada da via Pistoiese alla chiesa qui davanti come via Don Lorenzo Martini, al posto di via Cernaia, che poi prosegue dalla piazza in poi. Io ringrazio tutti voi e spero che questa cosa vada a buon fine. Un'altra messa in suffragio di Don Lorenzo viene celebrata, così come richiesto da lui stesso nel testamento, il 10 agosto, proprio nel giorno di San Lorenzo. Forte l'emozione anche dei nipoti di Don Lorenzo, venuti a Prato da Milano per l'occasione di questa mattina. Veramente, è stato un momento anche di dispiacere, di dolore e nello stesso tempo anche di soddisfazione, perché è stata fatta una cosa, un grande onore secondo me allo zio, che direi modestamente se lo meritava, perché insomma ha fatto, la sua vita è stata qua dentro, come abbiamo sentito dal vescovo e dal parroco. Sì. È tornato a casa, veramente lo zio Lorenzo è tornato a casa. A partire dalla serata di ieri e per tutta la notte sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco 11 interventi tra Prato e La Vallata per gli effetti del maltempo, tutti per la caduta di alberi o di rami pericolanti. Un caso in particolare in via Sant'Andrea a Tontoli, in zona Mezzana, ha reso necessario l'intervento dell'autogru per rimuovere una grossa quercia caduta su una vettura parcheggiata. L'operazione è durata quasi 4 ore. Ed eccoci arrivati alla vignetta della domenica di Alessio Atrei, vediamo.
Ed è tutto per questa edizione del nostro TG, l'informazione torna domani alle 13.45. Grazie per essere stati con noi, a voi tutti una buona serata, arrivederci sulla nostra rete. C'è un prima e un dopo e l'emergenza coronavirus segna uno spartiacque. E la nostra città come sarà? Dipenderà anche da noi. Nasce per questo l'iniziativa Immagina Prato, un laboratorio di idee sul futuro per ripartire insieme più forti di prima. Chiunque può contribuire all'iniziativa inviandoci la sua idea con un videomessaggio della durata massima di 2 minuti via WhatsApp al numero 331 18 88 676. Le idee raccolte potranno essere viste e commentate sul sito tvprato.it e sui social della TV. Il dibattito è già iniziato. Adesso tocca a te. Hashtag Immagina Prato.